Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto dei nuovi arrivi di carte Pokémon come di consueto e andremo ad aprire due pacchettini. Questo bianco arriva dalla Germania, questo invece arriva, beh, dall'Italia, lo vedete, e contiene una singola carta che se è nelle condizioni che mi aspetto e nelle condizioni in cui dovrebbe essere, credo di aver fatto, beh, un gran bel acquisto. Oltre a questo, se avete voglia di rimanere fino alla fine di questo video, vi annuncerò, vi spoilererò un piccolo evento che farò per il mio compleanno il 31 maggio, proprio qui sul canale, e quindi appunto non perdetevi neanche quell'annuncio. Detto questo, ragazzi, io direi che apriamo subito questa. Molto molto bene, busta aperta e lo vediamo, c'è una singola carta in un top loader con un back giapponese. E adesso vediamo cosa ho acquistato. Prima però vediamoci se effettivamente questo back co può coincidere con una carta non tantissimo niente, a vederla già così. Abbiamo qui sull'angolino delle problematiche, forse anche qui. Vabbè, dai, andiamo ora a girare la nostra carta. Ok, al di là del fatto che questo non me l'aspettavo proprio, qui abbiamo, oh cavolo, qui c'è anche uno scotch tra l'altro che chiude il tutto. Allora, questo è uno dei tantissimi Pikachu che ultimamente sono esplosi di prezzo perché il mondo occidentale si è reso conto che erano esclusivi e che erano molto molto belli. Questo qua è il Pikachu Shibuya. O perlomeno dovrebbe essere così. Eccolo qua, infatti. Questo è il Pikachu rilasciato nel Pokémon Center di Shibuya in Giappone, ovviamente. Un Pikachu che esiste solo in lingua giapponese, con tutti i graffiti qui attorno. E il prezzo a cui l'ho acquistato è di 30 euro. Diciamo che Near Mint, veramente Near Mint, non mi sembra, onestamente. Però insomma, direi che non è nemmeno distrutto, insomma, e per una trentina di euro un Pikachu così ormai li vale. Questa carta sicuramente l'anno scorso era possibile acquistarla, penso, per una decina, forse massimo 15 euro. Però diciamo che questo, come tutti gli altri Pikachu, ragazzi, purtroppo i prezzi sono raddoppiati, triplicati, se non addirittura di più su tanti altri Pikachu ancora più esclusivi di questo. Detto questo, il nostro Pikachu Shibuya lo mettiamo qui e niente, passiamo subito a questo qua. Molto molto bene. Allora, qui abbiamo sicuramente qualche top loader in più, così almeno abbiamo un po' più di carte da sfogliare. Questo è un acquisto che ho fatto su eBay qualche tempo fa e l'ho pagato tutto questo lottino. L'ho pagato 60 euro e beh, adesso appunto andremo a vedere se ho fatto bene o no. Diciamo che i prezzi di Hidden Fates in inglese stanno un po' scendendo, ovviamente, in seguito ovviamente a tutte le ristampe che sono state fatte, ma in ogni caso questo, ragazzi, è comunque un set su cui ancora punto e oggettivamente se riesco a trovare delle carte di Hidden Fates, ovviamente shiny e ultra shiny, ad un prezzo modico, io in ogni caso le acquisto sempre. E adesso infatti andiamo a vedere cosa ho acquistato. Queste fortunatamente dovrebbero essere, a differenza di questo Pikachu, dovrebbero essere tutte insomma pack fresh. Abbiamo un Diancie, Baby Shiny e qua dietro abbiamo un Dartrix Baby Shiny. Andiamo veramente a vedere, secondo me saranno... Ah no, no, ognuna ha la propria sleeve, quindi neanche male. Quindi andiamo ad ispezionarci velocemente le prime due carte e poi daremo per assodato il fatto che tutte sono in condizioni simili. Qui direi che è completamente mint o quantomeno insomma pack fresh, perché sappiamo che ormai adesso le carte fuori dalle bustine non escono più mint, ma ci sono anche le carte excellent, le carte good che escono da un pacchetto. Questo no, dai, tutto a posto, tutto a posto. Forse un attimino di sporco, ma nient'altro. Quindi i nostri due baby shiny e magari facciamo che ce li togliamo tutti da qua, anche perché poi sarebbe stato un lavoro che avrei comunque dovuto fare. Poi
Poi abbiamo un nostro Malamar Baby Shiny, molto carino, e lo mettiamo qui. Poi qui dietro abbiamo un Inkey Baby Shiny, molto molto arrabbiato, guardatelo qua. Vediamo un po', facciamo spazio. Poi sempre 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 Hidden Fates, qui però abbiamo un GX normale, un Mewtwo che tra l'altro, che ci crediate o no, ma a quanto pare, o perlomeno se non vado errato, questo Mewtwo io l'ho venduto giusto qualche settimana fa a 10 euro e a me sembra davvero incredibile considerato che è semplicemente una GX standard, però insomma... Se è così che il mercato si muove, io ovviamente mi muovo di conseguenza, ovviamente. Poi qua dietro invece abbiamo, ok, e qui andiamo un attimino sulle carte un po' più importanti, anche se ovviamente questo Turtonator GX Ultra Shiny non penso sia la Ultra Shiny più costosa di tutte. Comunque è sempre un GX Shiny che... avrà sempre la sua richiesta di tutti coloro appunto che vogliono terminare il set. Mettiamoli magari qua. Poi, ancora GX Shiny. E questo è un Gazlord. E poi dietro chissà cosa c'è. Allora, vediamo un po'. Ok, guardiamoci prima il nostro Gazlord Shiny. Altra carta che ovviamente... Non ha sicuramente tutto questo valore, ma ragazzi, ricordiamoci, è sempre una GX Shiny e sicuramente appunto la richiesta e la richiesta ci sarà sempre, proprio come questa doppiona. Abbiamo un 2 Gazlord GX Shiny che mettiamo qua. Poi ci spostiamo su un Pokémon che piace sicuramente di più. Infatti qui abbiamo un Greninja GX Shiny. Penso la prima volta addirittura che mi capita in mano un Greninja, pensandoci. Carta molto molto bella e sicuramente già più costosa di quelle che abbiamo visto adesso, perché lo sapete benissimo, diciamo che il prezzo ovviamente va di pari passo con la desiderabilità del Pokémon e appunto Greninja sicuramente piace molto di più che un Gazlord o un Turtonator, che quindi infiliamo qui. Dietro invece al nostro Greninja avevamo un Reshiram GX, altra carta che sicuramente piace molto, carta che questa invece mi è capitata per le mani, beh, direi spesso, ed è una carta che si assesta quasi sicuramente sui 25-30 euro, comunque bella bella anche questa. Abbiamo l'ultimo top loader invece, e l'ultimo top loader contiene altre due carte. Banette GX Shiny, nulla da dire, sicuramente meno desiderabile delle altre due che abbiamo visto, del nostro Greninja e Reshiram, ma molto particolare e mi piace molto. E l'ultima carta, sempre ovviamente a tema Hidden Fates, è un Nihilego GX, è un Ultra Beast ed è anche una Ultra Shiny. Altra carta non ricercatissima, ma... non devo dirvelo di nuovo, comunque Hidden Fates, set che non potete più permettervi di sottovalutare. I prezzi, secondo me, prima o poi risaliranno, e anche se non risaliranno, comunque questo sarà un set che anche in futuro verrà ricercato e sicuramente anche più di Destino Splendente, perché qua ovviamente abbiamo anche dei Pokémon un attimino più interessanti, ovviamente non proprio in questo su questo tavolo in questo momento, salvo magari il Greninja e il Reshiram, però in generale ragazzi pensiamo sempre che Hidden Fates contiene davvero tantissimi Pokémon anche nella propria versione Shiny, anche della prima serie, che quindi tendenzialmente sono sempre molto più ricercati di quelli che trovate in Destino Splendente, quindi sicuramente Hidden Fates maggiore Shining Fates. Detto questo, ultimissimo taglio, e vi faccio vedere altre tre cosette in vista dell'evento per il mio compleanno il 31 maggio. Molto, molto bene, lo vedete già, questo è quello che andremo ad aprire il 31 maggio alle 20:30 proprio qui sul canale YouTube.
faremo una sorta di box break per poveri. Tutti i pacchetti comunque sono già stati acquistati a 4 euro, a 4 euro l'uno, e sarà semplicemente, insomma, una serata per passare in compagnia. Quindi se volete vedere più di 100 pacchetti di Voltaggio Sfolgorante venire aperti in diretta, fate un salto qui sul canale, qui in diretta, alle 20.30, e sarà una gran bella serata, secondo me. Diciamo che questo è stato un evento che non ho nemmeno deciso io di farlo. Tutti i ragazzi sul gruppo Telegram, che ringrazio e ringrazierò sempre, si sono tutti movimentati, e da una cosa nasce l'altra, abbiamo deciso di aprirne uno. Poi alla fine c'erano altre persone che si sono prenotate per il secondo, e con tutto l'interesse che è suscitato, e quindi davvero non ci credo ancora, siamo riusciti a fare anche il terzo box. Ovviamente, ragazzi, io da questo non ci sto guadagnando niente, anzi forse sto anche un po' perdendo, perché appunto vendendo le bustine a 4 euro, a 4 euro l'una, insomma, ovviamente non è, e ci tengo appunto a precisare, questo non è un modo per guadagnare soldi, è solo un modo per divertirmi con tutti voi e passare una gran bella serata del mio compleanno, insomma, ecco, tutto qui. Quindi, ragazzi, segnatevi sull'agenda. Il 31 maggio, che dovrebbe essere un lunedì, alle 20.30 siamo in diretta qui sul canale per aprire più di 100 pacchetti di Voltaggio Sfolgorante. E detto questo, ragazzi, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto, e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make a Wish anche questa volta è tutto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!